Dear guests, dear colleagues, I have a pleasure to announce and to open the first session of our conference. And the title of the session is Translatability and Untranslatables, Examples and Reflections. The first speaker is Snežana Milinković from the Faculty of Philology, University of Belgrade, professor of Italian literature and translator. The title is Tradurre è impossibile ma necessario. Dear Snežana, you have a word. Grazie mille. Chiedo scusa innanzitutto per la mia voce nasale, ma comunque, come sappiamo tutti, a Belgrado c'è un virus ospitale, lo dico anche per gli ospiti che vengono dall'Italia, quindi vabbè. Poi un'altra considerazione: si vede che siamo stati veramente coordinati, perché dopo quanto detto da Predrag Bojanić magari possiamo anche risparmiarci tutto sommato il mio intervento, perché sostanzialmente volevo e vorrei dire più o meno le stesse cose. Però ecco, diciamo, quella è stata, come dire, un'introduzione dal punto di vista di un filosofo. E io invece, e quindi qua devo veramente ringraziare gli organizzatori di questo nostro colloquio per il modo in cui mi hanno cortesemente presentata anche ufficialmente, sottolineando questa mia duplice natura, no? Ovvero questo mio essere il membro dell'Accademia, cioè professore universitario, ma anche la traduttrice letteraria, perché così mi hanno permesso di giocare, diciamo, nella terra di nessuno. Beh, di lasciare, direi anche una volta tanto, sottintesa tutta quella parte critico-teorica che, a giudicare del nostro programma nutrito, sarà senz'altro l'oggetto di interventi interessanti, e di fare mia, in quanto appunto anche la traduttrice, quella famosa frase di Mario Luzi, anche se io un poeta non sono e non lo sarò mai, in cui diceva di non aver potuto mai pensare di teorizzare su una cosa eminentemente empirica, come gira, rigira, ha finito sempre per apparirmi la traduzione. Affermazione sulla quale torneremo in seguito. Comunque, è sempre all'inizio, ma comunque prometto di essere breve, insomma, questi inizi finiranno a un certo punto, per incorniciare il titolo del mio intervento, che è virgolettato, tra l'altro, per introdurre di rimando la prima delle mie considerazioni che vorrei condividere con voi in questa sede. Last but not least, per fare un omaggio ai traduttori e a quelle traduttrici simultanee alle quali mi scuso in anticipo per il brano che sto per leggere, ai traduttori che sono veramente sempre i veri protagonisti degli incontri di questo tipo, io vorrei leggervi e condividere con voi la penultima delle istantanee di Claudio Magris, naturalmente con il suo permesso, e devo dire, perché abbiamo parlato proprio ieri sera, a mo' di saluto dell'autore a Davide, agli organizzatori, devo dire alla stessa idea del colloquio. Beh, leggiamo un attimo questa istantanea che mi sembra veramente esemplare per questo nostro incontro. Istantanea di una passeggiata sul Carso qualche settimana fa. Un lapidario apologo per i traduttori, un'epifania del loro lavoro grande e impossibile. In una dolina, due bambini, sotto l'occhio attento del nonno, giocano inventando di continuo avventure imprevedibili. Lui si chiama Isacco, ha 2 anni, qualche mese, mi dice orgoglioso il nonno, pelle bruna e capelli ricciuti di figlio di genitori di colore diverso, occhi lucenti, teneri e maliziosi, sprizzanti intelligenza e gioia di vivere.
Si arrampica su un albero, cade, si rialza ridendo, si fabbrica un bastone o un fucile con un ramo. Cerca di zufolare in una canna e segue qualche uccello che si sposta di poco davanti al suo impeto. Lei si chiama Vera. Bianca, luminosa e ritrosa margherita dai dolcissimi occhi azzurri. Ha un anno, guarda incantata, stupita e talora intimidita il mondo che il suo cugino dall'incantevole pelle scura conquista andando allo sbaraglio e gridando all'arrembaggio. Ogni tanto lei cespica nell'erba folta e umida e lui, smargiasso generoso, subito corre ad aiutarla a rialzarsi. Se riceve dal nonno un biscotto, lui gliene dà un pezzo e riprende il giro dei suoi possedimenti. È evidente che il mondo è suo e che lo apre magnanimamente agli altri senza perdere il senso di possedere la vita. La felicità forse non è altro che questa regalità. Quando il nonno, guardando il cielo che va schiarendosi dopo la pioggia cessata da poco, dice fra sé, a mezza voce intelligibile per chi gli sta vicino, viene primavera, il bambino che stava correndo si ferma, si volta e gli dice, dolce ma fermo, no, prima Isacco. Genialità inconsapevole e intraducibile. Tradurre, diceva un vecchio manuale triestino, è impossibile ma necessario. Nel brano, devo dire a prima vista semplice, sommesso, senza troppe pretese, no? La difficoltà primaria è sin troppo ovvia, perché noi che abbiamo imparato e ci siamo abituati a considerare la traduzione e l'atto di tradurre in termini di rapporto tra le lingue e le culture riconosciute, il pensiero senz'altro lo concentriamo subito sull'impossibilità, eventuale possibilità, della trasposizione del concetto, no? E dell'essema primavera in un altro sistema linguistico e culturale che quel concetto e quell'essema lo concepiscono in diversa maniera. Beh, devo dire, scontata pure a questo punto pare la famosa, ovvero il riferimento, la famosa battuta che il Wald tedesco non è mai il bosco italiano, quindi lì sta quella intraducibilità sostanziale, no? Ma viene il brano un'accezione a nostro avviso più sottile e direi al giorno d'oggi ancora più stimolante, se non addirittura, come dice il titolo, necessaria, che riguarda quella traduzione, chiamiamola non oggettivata, quella che nel testo appena letto opera in effetti il bambino, cioè Isacco, interpretando, ovvero traducendo nei termini che gli sono propri la frase del nonno. Stimolante e addirittura necessaria, non perché ci porti alla conclusione, direi di per sé tautologica, che tutto nella nostra esistenza, segnata dalla lingua, sia l'oggetto della e soggetto alla traduzione, né tantomeno, perché vogliamo di striscio, diciamo, dalla finestra, introdurre la famigerata prospettiva diacronica e parlare di quelli, sì, questa volta veri omaggi alla pigrizia mentale dei lettori, che sono sempre, non scordiamocelo, anche i cittadini, quali risultano per esempio essere le edizioni ammodernate dei classici, il destino che in Italia per esempio è toccato al Decamero di Giovanni Boccaccio, che così tristemente vive la propria seconda stagione, dopo quella controriformistica e puristica, delle rassettature, degli adattamenti che nulla hanno a che vedere con la traduzione. Dunque, questo no, non ci riferiamo a questo. Ma stimolante e addirittura necessaria, restando proprio nell'ambito della traduzione letteraria, perché ci invita da lontano e dalla parte, diciamo, del ricevente, del pubblico, del lettore, a riconsiderare la traduzione, o meglio, a considerare la traduzione di per sé e lo stesso atto di tradurre di per sé, non solo e non soltanto nella griglia e nel sistema comprendenti gli elementi a sé stanti
più o meno, direi, stabiliti nel periodo romantico risorgimentale, visto che, a mio modesto avviso, così non facciamo altro che ribadire, soltanto in altri termini e magari con altri obiettivi, quell'assunto herderiano sulla lingua quale l'anima di un popolo precostituito, di un'entità eterna e, quel che conta di più, compatta e immutabile. La nostra concezione odierna della traduzione dovrebbe forse, direi, essere un pochettino più aperta, dovrebbe forse andare oltre i limiti e oltre le frontiere predisposte da altri, diventare più trasversale, più universale, se vogliamo, perché, come ovvio, soltanto l'universale dà il senso e il significato al particolare. In poche parole, dovrebbe abbracciare effettivamente quella torre di Babele, ma nel modo in cui a me è sempre piaciuto interpretare, tra l'altro, anche quel richiamo steineriano a questa immagine biblica, privilegiando, direi, l'aspetto metaforico, non quello parabolico esemplare, ovvero come la perenne tensione, struggente sì, ma anche gratificante in termini, direi soprattutto etici, a raggiungere quella comunicazione perfetta, dove la tensione, il percorso, nel nostro caso la traduzione, determina l'esistenza, e il fine ultimo, cioè la comunicazione perfetta, il suo senso, a prescindere da qualsiasi appartenenza. Del resto non sarebbe, direi, nemmeno una concezione nuova, visto che tutto l'umanesimo, a cominciare per esempio da un Leonardo Bruni, e come tra l'altro lo dimostra Gianfranco Folena in quel suo libro, beh, quanto smilzo, tanto denso, concepisce la traduzione come il veicolo di comunicazione all'interno di un'unica cultura, con la C maiuscola, un'unica cultura dalle diverse articolazioni, magari alte e basse come in ogni sistema classicistico che poggia sull'asse verticale, ma in sostanza unico, non in quanto ammantato dal prestigio uniforme del latino, ma espressione di una visione del mondo e dell'uomo comune, anche se in forme variegate e innumerevoli in termini linguistici. Già loro erano ben consci che i boschi non sono uguali nemmeno tra le città né tra le periferie delle città, per non parlare delle campagne. E da lì naturalmente la loro coscienza che anche nel caso italiano deve cercare di trovare un modello unico di lingua, ma questa è già un'altra storia che ci porterebbe lontani. E del resto, la stessa, per restare sempre al caso italiano, Madame de Stael, alla quale tanto occorre essere grati per il ripristino, diciamo così, delle traduzioni, beh, risulta essere più il prodotto della precedente cultura classica, illuministica e universale per eccellenza, che di quel risveglio e del rigurgito, io direi romantico, delle particolarità, questa volta definite nazionali. Ma quel che conta di più, sembra che ci siano effettivamente degli autori e dei testi che una tale concezione proprio la richiedano, degli autori e dei testi ai quali io li chiamerei quelle camicie nazionalstatali o nazionallinguistico-storiche, stanno un pochettino strette. Oddio, forse a tutti gli autori e i testi di vera letteratura, ma di nuovo sarebbe una digressione troppo fuorviante. Ed è il caso del già citato Claudio Magris, per esempio, e non soltanto perché io sono di parte, ma giusto per restare in tema. Prendiamo per esempio il suo ultimo romanzo, Non luogo a procedere, e prendiamo quel capitolo saliente, se non addirittura centrale, se tali categorie risultino pertinenti per un romanzo del genere, dell'arrivo delle truppe jugoslave e comuniste a Trieste. Io questa volta vi risparmio la lettura in particolari, di per sé anche interessanti perché attraverso i tic linguistici,
vengono caratterizzati non solo i protagonisti, che sarebbe una modalità comune, ma le situazioni tese e contrapposte. E dico soltanto, dovete credermi, che tra un lettore, ecco, mettiamo di Belgrado e un lettore di Milano da una parte, nella compressione di quel capitolo non corrono grandi differenze, anzi, minime. Perché per un triestino, da una parte, e questo serbo di Belgrado, un italiano di Milano, dall'altra, o di sinistra o di destra che sia, quell'italiano, il titino, il partigiano delle forze armate jugoslave, non sono e non saranno mai la stessa cosa, come quei ormai famosi boschi più volte citati, e ancora di più. L'unica differenza è che i lettori triestino e milanese, da una parte, hanno un interprete che è l'autore stesso, e il lettore serbo un altro, forse un altro in più, che è appunto il traduttore. Ed è proprio questo interprete, non nel termine, cioè nel significato tecnico della parola, ma uno che interpreta il testo, questo interprete traduttore a riportarci a quella affermazione luziana che abbiamo citato all'inizio. Alla nostra seconda e ultima considerazione odierna, è detto un passano a rendere un po' complicata tutta la prima parte del nostro intervento, ma questo lasciamo perdere. Perché è vero, questa figura concreta dell'interprete traduttore che si confronta concretamente con un testo altrettanto concreto, rende la traduzione un fatto puramente empirico, oppure possiamo riprendere quella definizione di Goethe che dice squisitamente, delicatamente empirico, che come ogni fatto empirico cambia di volta in volta, e così mina le basi di qualsiasi teoresi. Vi confesso, a proposito, che io, e qua veramente lasciamo da parte ogni giudizio di valore, cioè quindi questo non c'entra con i giudizi di valore, e naturalmente non è che io sia una grande traduttrice, solo e semplicemente io sono qua con voi e quindi posso testimoniare, io non sarei in grado, se cominciassi per esempio adesso a fare la traduzione, di ripetere quello che ho fatto 6-7 mesi fa. Come, del resto, nemmeno Claudio Magris non sarebbe in grado di produrre lo stesso libro se cominciasse a scrivere in questo momento. Forse, dico forse, perché si tratta di due, non dico identici in tutto e per tutto, ma uguali per natura, atti creativi, irripetibili e individuali, completamente determinati dal particolare, ma portatrici, come sappiamo già da Aristotele, in campo della letteratura, dell'universale. Gli atti così, a prescindere dalle lingue, siamo soliti, appunto, definire la letteratura e i prodotti di questi atti, analizzarli, interpretarli e collocarli all'interno dell'unico comune sistema letteratura. Lungi da me col disprezzo buttare via tutta la metodologia e le conquiste della prassi traduttologica che aiutano e come, ma grazie a questo fatto empirico della traduzione e in base a quanto detto precedentemente, forse possiamo essere finalmente autorizzati a considerare pure le opere tradotte, una volta tradotte, come quelle non tradotte, cosiddette nazionali, in poche parole, come quei lettori che non si differenziano più di tanto. Anche un Claudio Magris potrebbe essere considerato anche un autore
un po' serbo, come anche un po' croato, un po' francese. Tra l'altro ieri sera diceva sì sì, sono completamente d'accordo, europeo lo sono senz'altro, ma non sarò mai un autore anche un po' americano, cioè nonostante tutto. Beh, questa è un'altra. E magari possiamo smettere di essere sorpresi quando scopriamo che i cosiddetti bardi nazionali, attuali o delle epoche precedenti, tanto devono a quelli che provengono da oltre la cortina linguistica, da oltre la frontiera. E io veramente solo una considerazione breve e finale. Da quanto ho appena detto, è chiaro, almeno spero, che io personalmente credo profondamente, tra l'altro il mio tradurre è solo ed esclusivamente il risultato di questa convinzione, che la traduzione proprio così intesa, sia diciamo in termini di una impostazione concettuale e soprattutto in termini di empiria, sia la personificazione, cioè l'immagine vera e sublime allo stesso tempo della stessa Europa, la quale a mio avviso non deve essere soltanto il luogo preferenziale delle culture in dialogo, ma il luogo dell'idea condivisa, naturalmente con tante articolazioni, ripeto, individuali ma universali insieme. Grazie. Thank you, Ms. Nelena, for this very clarifying lecture. Our next speaker is Annette Dudovic. The title of her lecture is Ode personenkjensel, do personenkjensifa, ili put između raspada dva sistema budućnosti. Annette Dudovic is a professor of philology at the University of Belgrade. You have a word, koje su neposredno vezane za prevođenje, a to je pamćenje i sećanje, pa ćete videti. Poznato je da administracija svake države ne samo da voli broje, već ih smatra neminovnim radi lakše organizacije i postizanja maksimalnog stepena preglednosti. U ovom smislu svaki pojedinac već svojim rođenjem u svakom ustrojenom i civilizovanom društvu dobija neki svoj broj. A vremenom mu se dodeljuje čitav niz različitih. Od matičnog broja prilikom rođenja, broja upisnice pri polasku u školu ili broja indeksa pri upisu na fakultet, do dodeljivanja delovodnog broja od strane matične službe na venčanom listu pri sklapanju braka ili broja poreskog obveznika. Na taj način svaki sistem bar delimično gospodari i delom života svakog od nas. Pojedinac biva notiran u heterogenim podskupovima koji nastaju na osnovu različitih kriterijuma, čime mu se neminovno, jako samo delimično, određuju i smernice u daljem životu i obavljanju najrazličitijih delatnosti. Uz to, niko od nas ni ne bira sistem u kojem je rođen, već tokom života permanentno pokušava da se uklopi u onaj u kome se zatekao. Veoma burne faze u životu svakog pojedinca vezane su za korenite društvene i kulturne promene, praćene promenama društvenih vrednosti, koje u administrativnom jeziku, registru, jezičkom registru za posljedicu imaju svojevrsnu terminološku substituciju starih naziva novim ili još drastičnije njihovu obsoletizaciju.
kada u životu svakog pojedinca nastaju specifični i intenzivni rezovi, a u maksimalnom stepenu i svojevrstan vakuum. Ja sam, na primjer, imala članske kartice većih i omladinskih društvenih organizacija bivše Nemačke demokratske republike. Najprej organizacije poznate pod nazivom Jungpioniere, mladi pioniri, potom one pod nazivom Thielmann pioniri, Thielmannovci, a nešto kasnije člansku karticu Freie Deutsche Jugend, slobodna Nemačka omladina. Mladim pionirom postajalo je skoro svako dete u prvom razredu osnovne škole, kada su se dobijale i nosile bela košulja, plava marama i neka mala kapica. Thielmannovcem, prepoznatljivim po crvenoj marami, postajalo se od četvrtog razreda osnovne škole, a od osmog razreda su gotovo sva deca bivše Nemačke demokratske republike bila članovi slobodne nemačke omladine, prepoznatljive po neboplavnim košuljama. Na fakultetu sam, kao i svi ostali studenti, imala obavezan immatrikulationsnummer, znači opet neki broj. I van školsko-fakultetskog domena, a pri bilo kakvom upisu u matične registre, svakom je dodeljen određeni broj. Jedan od njih me je pratio sve do 1989. godine. Ona je pod kojeg sam bila zavedena kao građanka bivše Nemačke demokratske republike, takozvani PKZ. Ili u punom obliku Personenkennzahl. Ovaj broj je bio sastavljen po sličnom principu kao JMBG u bivšoj SFRJ Jugoslaviji, numerički iskazani dan, mjesec i godina rođenja, kojima su dodavane još nekolike cifre koje su između ostalog pružali informacije o polu i prebivalištu. Ovaj broj se morao navoditi uvek, šta god i gdje god se nešto tražilo ili obavljalo. I svi smo ga naravno znali na pamet, jer se često navodio. Suštinski nisam bila ni svesna toga kako sam padom Berlinskog zida i ujedinjenjem dve nemačke države zapravo i administrativno izgubila deo svog identiteta, s obzirom na to da nakon ovog događaja više nigde i nikada nisam morala navoditi isti. Ali s obzirom i na to da sam krajnje neprimetno dobila novi, sastavljen po drugačoj formuli koja osim cifara uključuje i slovo kao oznaku za pol. Za njega je skraćenica također glasila PKC. Iz vizure tvorbe reči zadržan je identičan model, u pitanju inicijalna abrevijatura, što je možda dodatno zamagljivalo situaciju jer je bilo potrebno da prođe skoro dve decenije od ujedinjenja Nemačke, pa da ja do kraja postanem svesna suštinskog karaktera te promjene u celokupnom obimu. Tek tada sam naime, i to sasvim slučajno, prilikom pisanja zajedničkog rada sa kolegom iz zapadnog dela Nemačke, a posle mnogobrojnih časova prevođenja održanih na Filološkom fakultetu u Beogradu, saznala da PKZ u Novoj Nemačkoj ne znači Personenkennzahl, već Personenkennzahl. Godinama smo na vežbama iz prevođenja prevodili JMBG sa Personenkennzahl, a ne Personenkennzahl, što predstavlja jezičku, faktičku i kulturološku prevodilačku grešku. Iznenađena ovom činjenicom, letimično sam prelistala svoju biografiju i bila prilično začuđena time u kojoj meri je sadržala leksiku ovog tipa. Da u ovom trenutku treba da napišem sopstvenu biografiju i da je moram organizovati tekstualno, a ne tabelarno kao što se to u većini slučajeva danas radi, lista bi svakako bila puna takvih termina. Iako bih morala da je prevedem na jezik koji sam svojevremeno na Humboldtovom univerzitetu studirala i koji se u mojoj diplomi i dalje zove srpsko-hrvatski, bila bih konfrontirana sa čitavim nizom prevodilačkih problema ili nizom problematičkih prevodilačkih rješenja. Kao prvo, za mnoštvo bivših istočno-nemačkih termina u zapadno-nemačkoj varijanti postoje riječi koje se ne mogu smatrati ekvivalentima, jer ili pojava kao takva u kulturnom kontekstu više ne postoji, ili faktički označava nešto sasvim drugo. Kao drugo, kako bi se definisao ovakav prevodilački čin? Prevod sa istočno-nemačkog preko zapadno-nemačkog na srpsko-hrvatski ili srpski ili hrvatski ili crnogorski ili kakav već,
Tako se susrećemo sa problemima ekvivalencije, parcijalne, nulte, kakve već. Ako ekvivalencijom smatramo relaciju između stvari, činjenica i slično realnog sveta ili sadržaja svesti koje se zasnivaju na jednom trodimenzionalnom odnosu tipa x je ekvivalentan y u odnosu na z, onda nultu ekvivalenciju možemo definisati kao sistemsko nedostajanje odgovarajućih termina u ciljnom jeziku, to jest manifestaciju međusobnih odnosa jezika, izvornika i ciljnog jezika u nultom mestu. A glavna karakteristika te nulte ekvivalencije i samog naziva reči jezika izvornika je upravo sociokulturna dimenzija njihovog odnosa. Na ovom mestu mogu se navesti i strategije koje postoje za rešavanje tog naznačenog problema. Ima različitih strategija od kalkiranja različitog stepena preko analogizacije, pozajemljivanja, sve do opisivanja o nekim perifrazama ili parafrazama. I pri čemu treba voditi računa o različitim zahtjevima, kao što je, na primjer, transparentnost motivacije, upotreba materijala koji je karakterističan za ciljni jezik, tako da bi bio prepoznatljiv kao takav, i o relativno nekomplikovanim rešenjima. Izbor postupaka zavisi od više faktora. I hajde da pogledamo na nekim primjerima kako bi to izgledalo u praksi i da li je to uopšte moguće u svim slučajevima. Kako bismo, na primjer, preveli na srpsko-hrvatski, odnosno srpski, odnosno hrvatski, navedene primjere kao Jugendweihe, kao Studentenzona, kao Bückwabe. Spisak primjera bi se mogao proizvoljno proširivati i to je samo neki moj lični izbor na osnovu neke moje biografije. Jugendweihe, što doslovno znači, ako bismo baš ono kao Google Translate jedan na jedan prevodili, neka omladinska inicijacija. I sigurno malo ko može nešto da zamisli pod tim terminom. Sama pojava vuči svoje korene iz demokratskih građanskih pokreta 18. veka. Termin je stvorio demokrata i evangelistički teolog Eduard Balca, koji je hteo da crkveni ritual konfirmacije zameni građanskim. Ja sam Jugendweihe imala sa 14 godina. Od tog dana su nastavnici u školi zvanično morali da nam versiraju, mogla se dobiti lična karta. Taj dan se obeležava kao velika, velika svečanost. Prvo u školi na priredbi, a posebno se slavlje nastavljalo u porodičnom krugu, pri čemu svaka porodica pozivala rodbinu, prijatelje u svoju kuću. Ovom prilikom bi se dobijali pokloni i danje posle dugotrajnih priprema prolazi uz veliko uzbuđenje. Kuriozitet je da se navedeni praznik i dalje obeležava na istoku Nemačke i punktualno čak na zapadu Nemačke, ali naravno bez celog tog socijalističkog ideološkog opterećenja koje je naravno bilo prisutno za vreme mog Jugendweihe. Slično važi, na primjer, i za znak čovečuljke na semaforima u istočnom Berlinu, Ampelmännchen, koji je trebalo da bude zamenjen zapadnim, jer su vlasti smatrali da je zastareo i s obzirom na to da je poprilično stilizovanije muškarac sa šeširom i smatralo je da je to seksistički. Navedena odluka je izazvala proteste, tako da je taj mali istočno-nemački čovečuljak na semaforima još uvijek energično korača, taj crveni stoji sa šeširom na glavi i on je sada i u zapadnom Berlinu proširen. I nasred čuvene ulice u zapadnom Berlinu, Kurfürstendamm, koji je bio u Berlinu, taj zna sigurno Kurfürstendamm, se nalazi kafić koji se čak tako zove, Ampelmännchen. I tamo njegov krov krasi i dalje ta ikona istočno-nemačkih semafora. Sljedeća reč, Studentenzona, doslovno prevedeno studentsko leto. Ali to bi najcelishodnije bilo prevesti sintagmom radna akcija. Danas je manje poznato da je navedeni bivši termin služio za imenovanje obaveznog studentskog društveno korisnog i ne uvijek posebno prijatnog rada, poput kopanja, čišćenja, rada u menzama ili bolnicama,
za koji su bili rezervisani letnji meseci. Dodatna specifičnost ovog koncipiranog rada bila je da je u pitanju ne potpuno volonterski pristup, s obzirom na to da su studenti za obavljeni posao dobijali unapred utvrđenu nadoknadu koja jeste bila skromna, ali su dobijali neke pare. Ja sam, na primjer, tokom jednog leta radila u studentskom domu kao član brigade, danas bi se reklo kao tima, čiji je zadatak bilo čišćenje praznih prostorija studentskog doma posle izvršene dezinsekcije. Dok je tokom narednog leta bila sam angažovana kao ispomoć u kuhinji studentske menze i tada sam čistila kupus, gulila krompir i seckala crnilog. U zapadnoj nemačkoj realnosti ništa slično tome ne postoji, ni ranije nije postojalo, a ni danas. Zato što tamošnji studenti ili volontiraju u nekoj firmi ili instituciji, ili sasvim normalno rade za platu. Sljedeća riječ, bukvalno, koju je možda i najteže prevoditi. Doslovno je to kovanica u duhu nemačkog jezika od dve riječi, znači saginjanje i roba. A to je termin kojim se u bivšoj istočnoj Nemačkoj označavala deficitarna roba koja se nije prodavala ili kupovala na uobičajen način. U deficitarnu robu spadali su najčešće južno voće, pre svega banane, autodelovi, građevinski materijal i sl. Motivna slika za navedenu idiomatizaciju je ostala transparentna. Ova vrsta robe prodavala se tako što je čuvana ispod tezge, a prodavac bi se saginjao ispod nje kako bi vrlo diskretno dohvatio i dodavao favorizovanom kupcu, znači ili rodbini, ili prijateljima, ili nekim važnim ličnostima. Čime ona faktički nije ni stizala do slobodne prodaje. A bukvara ima još jednu konotaciju. Jer čim se ta deficitarna roba ipak pojavljivala u slobodnoj prodaji u prodavnicama, onda se odmah isti čas stvorio red. I svaki iskusni istočni Nemac, čim je negdje video red, on je stao u red, ne pitajući uopšte šta se tamo prodaje, zato što se znalo to je 100% nešto što će sigurno zatrebati, ajmo da stanemo u red, ima nešto da se kupi. I tako da, u ovom slučaju je veoma teško govoriti uopšte o nekim definitivnim ili zadovoljavajućim prevodilačkim rješenjima. I mislim, može se to parafrazirati naravno kao deficitarna roba koja je preko veze nabavljena, prodavana, kupovana van slobodnog tržišta, ali naravno to nije prevodilački ekvivalent. O tome bi trebalo posebno razmišljati i kako bi se to moglo imenovati. A posebno je sadržaj posljednjeg od ovih navedenih termina nešto što istočni Nemci nakon više od dve decenije kapitalističkog izobilja su ili već zaboravili ili bi najradije izbrisali iz svog pamćenja. Ne treba zaboraviti činjenicu da su i ovi sadržaji, a i mnogi drugi, kako pozitivni, tako i negativni, bili sastavni deo našeg svakodnevnog života i kulturnog identiteta. Navedeni termini danas nisu više u živoj upotrebi. Kod leksemi Jugendweih se izgubilo specifično socijalističko, istočno-nemačko značenje, što je u visokom stepenu otežava ne samo njihovo prevođenje na neki strani jezik, čime navedene lekseme predstavljaju pravi transatološki izazov, već uopšte i njihovo adekvatno razumevanje u novom socijalnom okviru, to znači i u nemačkom kontekstu, ne samo u kontekstu nekog drugog stranog jezika. I šta to onda znači u našem slučaju? Životni putevi mnogo ljudi, reč je otprilike o 16-17 miliona, drastično su se promenili 1989. godine nakon pada Berlinskog zida. Socijalni okvir je suštinski promenjen, a moj lični svet dvostruko uzdrman, primarno raspadom sistema Nemačke demokratske republike, a sekundarno i neposredno nakon navedenog sistema Nemačke demokratske republike i raspadom SFRJ Jugoslavije, jer ja sam studirala srpsko-hrvatski, znači imala sam veze i sa Jugoslavijom bivšom. Pojedini od nekada aktuelnih sadržaja zasluženo su pali u zaborav,
dok neki još uvijek persistiraju u sadašnjosti, kao što je to slučaj sa istočno-nemačkim nazivom za JMBG, Gesundheitskanzlei. A naš zadatak je da čuvamo sećanje na ono što je vredno i neophodno sačuvati, kako bi se i naši potomci mogli sećati barem dela kulturnog identiteta jednog naroda koji je faktički preko noći izgubio neki svoj identitet, a što se na jezičkom nivou, između ostalog, manifestuje i pretvaranjem Gesundheitskanzlei u Gesundheitskanzlei. Dozvolite mi još na ovom mestu jednu kratku zaključnu digresiju. Ako se detaljno bavimo značenjem reči car, broj i cifra, onda veoma brzo uviđamo da to u matematici uopšte nije isto. Bez obzira na to što se ove dve reči u svakodnevnoj upotrebi često koriste kao sinonimi. Nisu sve cifre brojevi, postoje na primjer arapski i rimski brojevi, a svi su oni cifre. S obzirom na to da zapadno-nemački THC sadrži i slovo, sasvim je korektan naziv Gesundheitskanzlei, dok je u bivšoj Nemačkoj demokratskoj republici također bio sasvim korektan naziv Gesundheitskanzlei, jer se niz sastojao samo od brojeva. Prihvatanje ove promjene za mene je značilo i znači životni kontinuitet, razvoj, stizanje u sadašnjost bez Nemačke republike i SFRJ, ali istovremeno i pripremu za budućnost. I zato mi dozvolite i jedno malo filozofsko pitanje na kraju, pitanje koje bih želela da postavim: može li sećanje sprečiti ponavljanje grešaka prošlosti u sadašnjosti i budućnosti? Samo ako preuzmemo svoj deo odgovornosti za stvaranje budućnosti, smisleno je i sećati se i pamtiti. I kad god se bavimo sećanjem i zaboravljanjem i u kontekstu prevođenja, neophodno je sistematsko uključivanje svih dimenzija alteriteta i konflikta, jer bismo se u suprotnom morali pomiriti sa previše harmonizujućim i ujedno nivelišućim tumačenjem istorije, kao i sa gospodarskim u smislu gospodara, ne gospodarstva, organizovanjem kolektivnih pamćenja. Hvala na pažnju. Thank you, Annette, for this very interesting and insightful lecture. Our next and last speaker for this session is Dea Piletic. She's a professor of Italian language at the University of Montenegro. The title of her lecture is I dottori del triennio, le sfide della traduzione giurata dall'italiano in montenegrino e viceversa. Dear Dea, please, you can start your lecture. Grazie dell'introduzione. Allora, buongiorno a tutti. Sono, come ha detto il nostro caro Minus, sono ricercatrice presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana alla Facoltà di Filologia, Università del Montenegro, e faccio anche la traduttrice giurata della lingua italiana, e da qui anche il mio interesse verso il tema del mio intervento di oggi, quindi le sfide della traduzione giurata. Perché ho scelto proprio questo titolo, I dottori del triennio, con la sua errata traduzione in montenegrino, che è Doctori Trogodišnjih studija? Prima di tutto, I dottori del triennio è il titolo di un articolo pubblicato da parte del grande Umberto Eco sull'Espresso nel 2008. Con questo volevo anche fare un omaggio a lui, come grande traduttore, del resto da tutte altre cose, e grande teoretico della traduzione. L'articolo intitolato I dottori del triennio, di Umberto Eco, parla del sistema universitario italiano, in cui questo titolo, dottori, conquista proprio con il termine degli studi di laurea triennale. Avendo letto questo titolo, mi sono subito ricordata di un'esperienza raccontata da un mio amico montenegrino, che ha fatto anche un percorso di studi universitari in Italia presso l'Università degli Studi di Parma. Una volta tornato in Montenegro, ha fatto tradurre il proprio diploma da una traduttrice giurata montenegrina con esperienza. Lei ha fatto, ecco qua, potete vedere anche l'originale e la traduzione.
potete vedere anche che il titolo del dottore è stato tradotto proprio in modo errato, perché doctor in montenegrino e anche in serbo non è un titolo che si acquisisce con il termine degli studi triennali, ma si acquisisce soltanto se uno fa termine di studi di dottorato di ricerca o se è un dottore in medicina. Quindi la traduttrice con esperienza anche ha fatto questo errore da principianti. E così questo titolo mi è sembrato adatto ad introdurre il tema del mio intervento di oggi, che sono proprio le sfide di traduzione giurata dall'italiano in montenegrino e viceversa, che proprio voglio illustrare con gli esempi di traduzione dei diplomi e certificati di studio, cioè proprio che riguardano questa coppia di lingue, quindi l'italiano e il montenegrino. Perché ho scelto proprio questo tema? Perché, come ho detto, faccio anche la traduttrice giurata e nel mio lavoro pratico io incontro molto spesso delle perplessità, dei dubbi riguardo all'approccio a un certo testo giuridico che devo tradurre. E così mi sono interessata a questo tema anche come ricercatrice, e indagando sul tema, sulla traduzione giurata, mi sono resa conto del fatto che esistano poche ricerche che trattano proprio questo tipo di traduzione specializzata, e poi che non esistono per esempio le ricerche che riguardano il campo del registro giuridico montenegrino proprio, ma neanche il serbo. Ci sono pochissimi lavori che trattano questo argomento per quanto riguarda il registro giuridico serbo. Poi mancano del tutto delle ricerche sulla traduzione giuridica dal montenegrino in italiano e viceversa, e anche dal serbo in montenegrino e viceversa. E tutto questo nonostante la grande importanza e la complessità e la responsabilità della traduzione giuridica e della traduzione giurata. A tutte queste motivazioni si aggiungono anche le difficoltà che affronta un traduttore o traduttrice giurata in Montenegro, e di questo parleremo più tardi nella presentazione. Quindi da tutte queste considerazioni ho tratto delle conclusioni che c'è un bisogno, c'è una grande necessità di sviluppare un approccio generale alla traduzione di testi giuridici e alla traduzione giurata in particolare, e che esiste una grande necessità di impostare una didattica della traduzione adatta a preparare professionisti in questo campo. Quindi vediamo di che cosa consisterà la presentazione di oggi. Nella parte introduttiva introduco brevemente i concetti del linguaggio e testo giuridico, il concetto della traduzione giurata e la traduzione giurata o asseverata come una sottospecie di traduzione giuridica. La parte principale della presentazione, centrale della presentazione, proporrei o vi propongo un approccio generico alla traduzione giurata che poi applicherò proprio agli esempi concreti della traduzione di certificati e diplomi di laurea come testi giuridici. Alla fine faremo anche insieme conclusioni generali su questo tema. Allora, prima di introdurre il tema del linguaggio giuridico, dobbiamo prima anche vedere un po' qual è la relazione tra il diritto e la lingua. E di questo ci parlano Gualdo e Telve nel loro lavoro, dove sostengono che il diritto non è fatto di lingua, ma è lingua, in virtù soprattutto dell'intrinseca connessione tra l'atto giuridico e la sua espressione linguistica, senza la quale l'atto stesso non sussisterebbe. E da questa considerazione chiaramente emerge la responsabilità che ha un traduttore nel tradurre un testo giuridico, un documento giuridico. Poi per quanto riguarda il linguaggio giuridico vi riporto la definizione di Pierucci, che dice che con l'espressione lingua del diritto si intende quella varietà della lingua comune o linguaggio ordinario che viene utilizzata nei discorsi del diritto e nei discorsi sul diritto, e si caratterizza per specifiche scelte lessicali e morfosintattiche che contraddistinguono i vari prodotti della testualità giuridica. E per quanto riguarda la testualità giuridica e vari testi giuridici, ci sono varie classificazioni che offrono vari autori che si occupano di questo campo. Una delle possibili classificazioni la offre Ljubica Kordić,
che distingue tra tre macrocategorie di testi giuridici, che sono documenti giuridici e amministrativi. A questa categoria appartengono, secondo lei, atti giuridici pubblici, come atti dei tribunali, atti amministrativi, notarili, e atti giuridici privati, come contratti, assicurazioni, licenze, permessi e anche certificati, che sono proprio l'oggetto del mio intervento di oggi. Poi ci sono testi legislativi, quelli che creano proprio fonti del diritto, e testi specialistici e scientifici che parlano del diritto. Tutti questi testi giuridici, anche se hanno tutte queste categorie, macro categorie di testi giuridici, anche se hanno un grado di specializzazione diverso e hanno argomenti diversi, hanno anche qualcosa in comune ed è qualche argomento che ha a che fare con il diritto. Quindi tutti questi testi giuridici hanno anche delle caratteristiche lessicali in comune, e hanno anche delle caratteristiche e delle peculiarità morfosintattiche, sintattiche e testuali del linguaggio giuridico in generale. Qui ho elencato tutte queste caratteristiche, alle quali poi tornerò quando analizzeremo proprio quel specifico tipo del testo giuridico, come lo è proprio come sono i documenti, quali certificati e diplomi di studio. Poi un'altra considerazione che fa parte di questa introduzione è la traduzione giurata, ovvero la definizione della traduzione giurata, della specificità della traduzione giurata. Abbiamo già parlato della responsabilità, parlando del diritto che è lingua, e adesso vediamo quali sono le specificità della traduzione giurata. Qua riporto considerazione di Federica Scarpa, che dice che in nessun altro tipo di traduzione specializzata le realtà socioculturali sottese al testo di partenza e di arrivo sono altrettanto diverse quanto nei testi giuridici, poiché il diritto è la manifestazione culturale per eccellenza di una nazione. E vediamo un po' anche che cos'è questa traduzione giurata, come una specifica tipologia della traduzione giuridica. Allora, traduzione giurata, come ho detto, è una specifica attività di traduzione giuridica con la quale si conferma la validità giuridica di un documento nel paese di provenienza. Si effettua quando il documento tradotto deve avere validità all'estero ed è per lo più richiesta proprio per i certificati di studio, diplomi di vari livelli di studio che accedono un titolo di studio, e poi è regolamentata in modo diverso, questa attività produttiva è regolamentata in modo diverso nei paesi diversi. In Montenegro, per esempio, proprio l'attività della traduzione giurata proprio è l'unica attività traduttiva per la quale serve una licenza ufficiale. Questa licenza si ottiene dal Ministro della Giustizia dopo aver superato esami che accertino la conoscenza dell'ordinamento giuridico montenegrino e la conoscenza della terminologia italiana e terminologia giuridica italiana e montenegrina. E quello che rende ancora più difficile il lavoro di un traduttore giurato in Montenegro è proprio che non ci sono dei corsi preparatori a questa attività, non ci sono libri di testo, manuali o dizionari specialistici, e così in questo modo i traduttori si arrangiano seguendo ognuno la propria logica e la propria intuizione. Quindi con questa mia piccola ricerca io volevo fare una proposta di un approccio alla traduzione giurata. Allora, ho sviluppato questa proposta in base ai modelli che propongono Weissman e Federica Scarpa, e considerando i consigli sulle strategie traduttive tratti dal manuale per la traduzione degli atti giuridici e altri atti nel processo delle integrazioni europee, che è l'unico manuale esistente che tratti questo tema, che è pubblicato dal Ministero del
degli affari esteri montenegrino e riguarda la coppia inglese montenegrino. Ci sono alcuni consigli sulle strategie traduttive che poi possono essere anche generalizzate. E anche ho considerato anche i consigli sulle strategie traduttive tratti dal Vademecum per i candidati alla prova di idoneità per traduttori, che è pubblicato proprio dall'Associazione Italiana di Traduttori e Interpreti. Ho applicato poi questo approccio alla traduzione di certificati e diplomi di laurea, usando anche i risultati dell'analisi contrastiva linguistica ed extralinguistica di un corpus di una ventina di testi paralleli che sono proprio certificati di studio italiani e montenegrini. Questo approccio alla traduzione dei testi giuridici si articola poi in varie fasi che sono tutte preliminari alla stesura della traduzione. La prima fase è proprio la considerazione dei fattori pragmatici che costituiscono il contesto traduttivo. Ci sono sei passi da superare e applicando questi sei passi alla traduzione dei certificati diplomi abbiamo avuto questo risultato. Allora, possiamo dire che per quanto riguarda il nostro corpus di ricerca, i testi da tradurre coinvolgono i sistemi scolastici che non coincidono del tutto, quindi il sistema scolastico italiano non coincide del tutto con il sistema universitario scolastico montenegrino. Poi i testi appartengono alla sottocategoria di testi giuridici, quindi abbiamo individuato la categoria alla quale appartengono questi diplomi certificati di studio. Abbiamo anche individuato i corrispondenti modelli redazionali, quindi testi paralleli su cui poi dopo svolgere questa analisi contrastiva linguistica ed extralinguistica. Abbiamo individuato anche i destinatari del testo d'arrivo, che sono le istituzioni estere. Per quanto riguarda il valore giuridico del testo tradotto, questo valore è prevalentemente informativo, ma di determinante importanza, perché determina poi ulteriori passi che uno deve compiere nell'ottenere l'assunzione al lavoro all'estero o continuare i propri studi. E per quanto riguarda il tipo di traduzione, una traduzione che deve essere puntuale, che deve seguire da vicino la struttura e l'organizzazione formale del testo fonte. Quindi da queste considerazioni si possono trarre anche delle conclusioni sulle generali strategie traduttive da applicare su questo tipo di testi. E queste sono focalizzazione e l'attenzione sul titolo di studio, perché questa è l'informazione principale che deve essere trasmessa. Poi bisogna trovare nella cultura d'arrivo il corrispondente o equivalente del concreto titolo di studio. Se i corrispondenti non esistono, allora bisogna spiegare e interpretare il titolo di studio. Quindi, per questa tipologia della traduzione il traduttore non deve essere invisibile, anzi lui può e deve essere visibile, del resto anche il timbro sulla traduzione giurata testimonia della sua presenza, testimonia la presenza del traduttore. Poi bisogna mantenere inalterato il formato del testo di partenza, quindi mantenere grassetti, sottolineature, elenchi, puntati, eccetera, e usare le strutture linguistiche che sono funzionalmente equivalenti. Per quanto riguarda strategie linguistiche da applicare alla traduzione, non bisogna perdere la naturalezza della lingua d'arrivo, bisogna scegliere il registro concreto, quindi linguaggio, livello di formalità. Bisogna mantenersi coerenti nello stile e nella scelta terminologica e non aggiungere chiarimenti se non sono assolutamente necessari. Per quanto riguarda l'analisi dei testi paralleli, questa analisi è un altro passo da fare prima della stesura della traduzione ed è indispensabile per l'individuazione di problemi di traduzione che riguardano il livello extralinguistico ma anche il livello linguistico, perché è necessaria per trovare proprio corrispondenti linguistici. Questa analisi contrastiva bisogna svolgerla sul livello formale, quindi strutturale del testo, sul livello lessicale, livello sintattico, morfosintattico e livello
ortografico. Così, applicando questa, svolgendo questa analisi contrastiva tra queste due, tra i testi paralleli italiani e montenegrini, su livello formale abbiamo visto che ci sono, ci sono varie caratteristiche formali in comune tra questi testi paralleli, che si riferiscono per lo più alle informazioni che sono obbligatoriamente presenti in entrambi i, documenti, in entrambi i testi. E per quanto riguarda la strategia traduttiva da implementare su questo livello formale, vediamo ne alcune. Allora, non bisogna cambiare la disposizione delle informazioni, che è tipica del testo di partenza. Poi per l'introduzione delle informazioni presenti in entrambi i testi bisogna usare le formule linguistiche tipiche corrispettive, quindi per mantenere questa naturalezza del testo d'arrivo. E per le informazioni non presenti in entrambi i testi bisogna usare la traduzione letterale quindi testo di partenza. Per quanto riguarda il livello lessicale, abbiamo visto che non sono presenti tecnicismi specifici e esclusivi del linguaggio giuridico, che sono tipici di un testo giuridico, ma tra le altre peculiarità lessicali che caratterizzano proprio i testi giuridici, troviamo sul nostro corpus troviamo ridefinizioni semantiche, tecnicismi collaterali, che sono quelle espressioni stereotipiche che sono preferite proprio per la loro connotazione tecnica. Poi c'è lessico, c'è molto frequente naturalmente lessico dell'ambito accademico e scolastico, e sigle e abbreviazioni. Allora, queste erano peculiarità del testo giuridico italiano, perché appunto, come ho detto, non esistono studi sul linguaggio giuridico montenegrino. Però analizzando questo corpus parallelo abbiamo visto che anche il testo montenegrino contiene tutte queste caratteristiche del testo giuridico che sono presenti nel testo giuridico italiano. Ed ecco, abbiamo avuto alcuni risultati, abbiamo trovato delle parole ed espressioni equivalenti tipici dello stile giuridico amministrativo montenegrino e italiano. Sono quelle formule, frasi fatte, per lo più espressioni stereotipiche. E poi abbiamo anche individuato vari falsi amici, che sono veramente, che stanno dietro a tantissimi errori di traduzione. Ecco, qua possiamo individuare anche quel falso amico dottore e doctor, di cui abbiamo parlato all'inizio della presentazione. Poi anche, per esempio, diplomato, che non è uno che sia laureato, ma come lo è, per esempio, diplomats o diplomiran student nella nostra cultura, nella cultura montenegrina anche serba. Questa tabella riporta anche possibili falsi amici come possibili fonti degli errori di traduzione che sono molto presenti nelle traduzioni dal montenegrino in italiano. Vediamo per esempio l'esempio di bachelor, quel diploma che si ottiene in Montenegro una volta finiti gli studi triennali, che non è equivalente all'italiano. In italiano non si usa questo titolo bachelor, ma proprio dottore in una certa scienza, in un certo campo. Anche il diploma di master, che è un'altra cosa, non è diploma di laurea magistrale, come molto spesso diventa nelle traduzioni letterali e quindi sbagliate dal montenegrino in italiano. Per quanto riguarda la mancanza di corrispondenze dei corsi e dei titoli, qua bisogna applicare due delle possibili strategie. La prima è la traduzione letterale, ovvero uso del calco, e la seconda riproduzione della forma originaria. Queste due strategie per lo più devono essere anche accompagnate dalle spiegazioni
dati in glossa extratestuale, come nota a piedi pagina, o glossa intertestuale, quindi spiegazioni incluse nel testo. Per quanto riguarda il livello ortografico, bisogna applicare strategie, come bisogna essere molto presenti, molto attenti alla trascrizione di nomi propri, che è l'ortografia, secondo le regole dell'ortografia montenegrina, i nomi propri vengono trascritti foneticamente, però per quanto riguarda questo tipo di documenti i nomi propri devono essere trasportati proprio nella loro forma originale. E anche bisogna stare molto attenti all'uso corretto dell'ortografia, specialmente in quei punti che non coincidono in italiano e in montenegrino. Sul livello sintattico e morfosintattico abbiamo notato che la sintassi dei testi non è molto complessa, però abbiamo notato in entrambi i testi, quindi anche nel montenegrino e in italiano, uso di nominalizzazione, forme impersonali del verbo, forme passive del verbo, anteposizione dell'aggettivo al nome e formule rituali che sono caratteristiche di tutti i testi giuridici. Ecco, arriviamo tra un po' anche alla fine, alla conclusione. Quindi qui ho ricordato alcuni esempi di queste corrispondenze proprio morfosintattiche e sintattiche di questi due tipi di testo, e alla fine ecco, siamo arrivati alla conclusione. Quindi quello che vi ho riportato oggi sono soltanto i primi risultati di una ricerca più ampia che porta il titolo Analisi contrastiva del linguaggio giuridico montenegrino serbo e il linguaggio giuridico italiano in funzione della traduzione giuridica e della didattica della traduzione giuridica e specializzata in generale. Il progetto è stato avviato all'interno del programma WWS organizzato dall'Università degli Studi di Torino. I risultati di questa ricerca più ampia dovrebbero servire all'analisi del linguaggio giuridico montenegrino, alla creazione di un approccio generale alla traduzione giuridica, all'impostazione di una ben strutturata didattica della traduzione giuridica e anche ai traduttori giuridici della coppia italiano-montenegrino nel loro lavoro pratico. Quindi il lavoro presentato oggi è solo il primo e piccolo passo, e i futuri passi dovrebbero essere l'applicazione di questo stesso approccio alla traduzione di altre tipologie di testi giuridici. Grazie per la vostra attenzione.